La peregrinazione dell'abito delle stimmate di Padre Pio da Pietrelcina si è conclusa a Napoli, nello stesso luogo dove l'allora 28enne frate minore Cappuccino visse la sua esperienza militare per 3 anni, dal 1915 al 1918, durante la Prima Guerra Mondiale. Il 23 ottobre l'abito delle stimmate è stato accolto dai giovani del liceo statale di Napoli, Giambattista Vico, lo stesso luogo dove nel 1917 venne consegnata alla storia l'unica foto che ritrae il giovane sacerdote Cappuccino in una divisa militare. In quello stesso luogo, idealmente, Padre Pio è tornato attraverso l'abito delle stimmate. Probabilmente è lo stesso che indossò nel periodo di servizio militare, prima di ricevere la divisa. Ci è sembrato opportuno e importante portare l'abito delle stimmate di Padre Pio nel corso di questa peregrinazione organizzata per il centenario. Napoli è il luogo dove si conclude questo momento particolare che hanno voluto organizzare i confratelli della pastorale giovanile vocazionale. E abbiamo scelto Napoli perché qui a Napoli sicuramente c'è stato un momento importante, forse anche poco conosciuto, della vita e della vicenda di Padre Pio. Proprio in questo luogo in cui ci troviamo ora ci ricorda la vecchia caserma militare dove Padre Pio in diversi momenti, dal 15 al 17, finché non fosse riformato, è venuto per le visite e per svolgere anche umili servizi nel corpo militare. Ora la caserma è diventata una scuola ed è stato bello per noi oggi incontrare i giovani che frequentano questa scuola e soprattutto confrontarci anche attraverso alcune relazioni volute dal dirigente scolastico, confrontarci su alcuni temi attuali presentati dal professor Nazzaro, il quale ha illustrato un po' la tradizione popolare e il senso e l'importanza delle reliquie. E poi il nostro Stefano Campanella ci ha parlato proprio dell'esperienza di Padre Pio soldato ed infine anche una interessante relazione proposta dall'insegnante di storia dell'arte e da alcuni studenti di questa scuola su come si è modificato un po' Napoli, soprattutto in questo spazio dove attualmente si trova la scuola e quindi l'ex caserma Sales. Lo spunto che abbiamo avuto è stato quello di ricostruire un momento particolare della storia del nostro liceo in concomitanza della peregrinazione dell'abito di Padre Pio. È stata quindi un'occasione per andare alle radici, alla storia del nostro storico liceo e ripercorrendo attraverso i secoli con una carrellata vari momenti importanti della storia del nostro paese, di trovare le ragioni profonde di un'azione educativa costante e quotidiana nel territorio. E io ringrazio sia il rettore del santuario di Padre Pio che appunto ci ha portato del materiale importante che mancava alla nostra ricostruzione storica, cioè le testimonianze del passaggio del giovane Francesco Forgione, non ancora forse santo, ma sicuramente provato dalle vicende della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo potuto ricostruire così un'altra pagina e conoscere anche attraverso l'intervento del professore Nazzaro, che appunto è un professore emerito di letteratura cristiana della Università di Napoli Federico II, anche un senso antropologico e culturale di ciò che sono le reliquie e i pellegrinaggi nella storia del nostro paese. Due punti nodali, quello della religiosità popolare, per la quale San Pio da Pietrelcina è un santo antico e moderno nello stesso tempo. Moderno perché è stato fatto da poco, antico perché in effetti è il frutto, questo riconoscimento di santità,
dell'affetto popolare, della devozione popolare, che è stata viva e ininterrotta anche durante la sua vita terrena, con gruppi di preghiera da parte del popolo che non si è lasciato minimamente impressionare da tutta quell'aspra lotta che pure c'è stata per la canonizzazione. Non ricordiamo infatti che le sfere vaticane, le alte sfere, sono state spesso ostili a Padre Pio, che ha avuto naturalmente anche limitazioni nella sua attività pastorale, messe, diciamo, dette in orari antelucani, eccetera. E quindi questa importanza. Poi l'altro momento è stato quello relativo all'essaio, e quindi ho cercato di vedere un po' lo sviluppo del concetto di reliquie che passa dal corpo del santo al frazionamento del corpo del santo attraverso i secoli, all'accaparramento di questi segni da parte delle varie chiese per accrescere la loro importanza, fino alla estensione della reliquia a tutto ciò che in qualche maniera ha avuto contatto con il corpo del santo o anche con le sue ossa, e che naturalmente anche questo risale al periodo dei martiri, al IV secolo, dove c'è stato un momento, come dire, in cui si sono organizzate meglio le cose, con una differenza tra l'Oriente cristiano e l'Occidente cristiano. In occasione di questo incontro abbiamo messo in evidenza l'importanza storica del nostro edificio, sito in via Salvatore Rosa a Napoli, un edificio che riveste un'importanza fondamentale nella nostra città e ha sempre svolto nei secoli un ruolo tra cultura, storica e innovazione. Attraverso i vari passaggi di quella che è stata la storia del nostro edificio, che nasce verso la fine del Seicento come convento, per poi diventare luogo di accoglienza delle famiglie indigenti di Napoli sotto i Borboni, per poi diventare successivamente alla fine dell'Ottocento manicomio e poi dal 1911 poi una caserma, Caserma Sales. E proprio in questo luogo, Caserma Sales, che vede la presenza tra il 1915 e il 1917 di Padre Pio. Padre Pio soldato, la sua storia ci è stata illustrata dal dottor Campanella, direttore di Padre Pio TV. Ed abbiamo potuto ripercorrere insieme, tra la storia dell'edificio, la storia di Padre Pio, il ruolo che è stato svolto sia dal santo che anche dalla nostra istituzione scolastica, che arriva qui in questo edificio, però attenzione, nel 1932, perché il Giambattista Vico viene fondato molto prima, nel 1864, con Regio Decreto, e avrà sede prima a Piazza del Gesù, poi a Mater Dei, e dopo i lavori del 1932 fatti dall'architetto Piacentini avrà qui la sede definitiva. Potreste chiedermi, e io prevengo le domande, ma perché è stato deciso di concludere la pellegrinanza dell'abito di Padre Pio proprio qui, dove aveva sede la Caserma Sales? Ringrazio anche la Padre Pio TV attraverso il suo direttore Stefano Campanella, perché appunto abbiamo avuto l'opportunità di approfondire e anche, diciamo, conoscere alcune tappe importanti che ci sono state simbolicamente alla sede di Assisi della Basilica di San Francesco e ad Auschwitz. Quindi ancora una volta lo studio del passato interagisce e dialoga con la contemporaneità e con la storia.